Qual è la periodicità di richiami di igiene? Allora, la periodicità dei richiami di igiene è variabile a seconda della situazione di igiene orale di ciascun paziente. Noi consigliamo una periodicità minima semestrale, quindi ogni 6 mesi, a seconda anche della carioccettività di ogni singolo paziente e della capacità che ognuno di noi ha di sviluppare tartaro. In taluni casi, in pazienti che hanno problematiche parodontali, è consigliabile anche rivedere più frequentemente, anche ogni 3 mesi. Quali sono i presidi di igiene orali domiciliari? In sostanza, quando andiamo al supermercato e ci troviamo di fronte a dentifrici vari, come dobbiamo comportarci? Quali sono i più appropriati? È importante ricordare che non è tanto il presidio a aiutarci in una corretta igiene orale, quanto le tecniche corrette. Lo spazzolino è indicato in base alle diverse tipologie del nostro parodonto, della nostra gengiva, quindi è opportuno rivolgersi a un professionista che potrà indicare gli spazzolini corretti, i dentifrici più appropriati e anche i colluttori. I colluttori devono essere quindi utilizzati su indicazione dell'igienista dentale, in quanto colluttori a base di clorexidina dovrebbero essere evitati per un utilizzo continuo, in quanto tendono nel tempo a creare delle pigmentazioni estrinseche sulla superficie dei denti. Pertanto, per un utilizzo continuativo dei colluttori si possono consigliare colluttori a oli essenziali che aiutano a prevenire la formazione della placca. In caso di gravidanza è opportuno rivolgersi dal dentista per la pulizia più volte? In gravidanza si assiste ad un cambiamento ormonale che comporta una situazione di maggior sanguinamento gengivale. Si parla infatti di sanguinamento gravidico, di epulidi gravidiche. Per questo motivo è importante, anche durante il periodo della gestazione, rivolgersi presso degli studi di igiene orale ed eseguire almeno 2 sedute di igiene nell'arco del periodo di gestazione. Insomma. Dottor Migliarese, lo sbiancamento dentale è indicato a tutti, sia grandi che piccini? Ci sono controindicazioni nel farlo? Lo sbiancamento dentale è una procedura professionale eseguita presso uno studio dentistico odontoiatrico che di per sé consiste nel rimuovere le pigmentazioni intrinseche dei denti e migliorare l'estetica e il colore della superficie dentale. È una procedura che di per sé non ha delle controindicazioni particolari. È ovvio periodicamente richiami di igiene in pazienti che non soffrono di sensibilità dentale e ovviamente la durata è strettamente correlata alle abitudini e all'igiene orale domiciliari, quindi abitudini tabagiche oppure anche assunzione di sostanze pigmentanti come caffè e tè. Può determinare subito dopo il trattamento una certa ipersensibilità dentinale che però è del tutto irreversibile, di conseguenza non ci sono controindicazioni o conseguenze particolari. Ovviamente è indicata solamente in soggetti in età adulta e quindi sconsigliata assolutissimamente nei soggetti di età minore. Ma i prodotti che vediamo nella grande distribuzione o in farmacia di sbiancamento dentale, quei flaconcini, cosa sono? Ce ne parli? Allora, esistono diversi prodotti per eseguire lo sbiancamento dentale. Lo sbiancamento dentale efficiente viene eseguito solamente presso uno studio odontoiatrico o comunque sotto supervisione di un medico odontoiatra. Questo perché gli agenti sbiancanti, per essere efficienti, devono avere determinate concentrazioni. Di conseguenza, i prodotti da banco normalmente non sono sufficienti a dare l'effetto desiderato.
Ricordiamo che lo sbiancamento dentale può essere eseguito sia direttamente in poltrona o indirettamente a casa mediante consegna di mascherine fatte su misura del paziente ed eseguite ovviamente dal dentista.